Buongiorno, buon martedì, avete capito già che a Buongiorno Fitness si parla di movimento. Andiamo a imparare lo stretching statico alla palestra Le Lune Fitness. E buongiorno a Stefania Valentini e a Marco Riti, istruttori delle Lune Fitness. Ciao, ciao, ben rivisti. Allora, ieri abbiamo imparato lo stretching dinamico, oggi lo stretching statico. Quali sono le differenze? Allora, le differenze si vedono benissimo, perché lo stretching che abbiamo presentato ieri è di preparazione all'allenamento, invece quello che faremo oggi, che è nettamente diverso, è lo stretching che si deve fare obbligatoriamente a fine allenamento. Abbiamo Marco che ci farà vedere appunto prego. I vari gruppi muscolari che andremo ad allungare. Uno dei tanti esercizi è quello che facciamo in allungamento sul pettorale, quindi posizioniamo anche una parete, va benissimo, appoggiando il braccio e una leggera torsione verso il contrario, in modo da andare ad allungare per bene il grande e piccolo pettorale. La posizione la manteniamo almeno 30 secondi e poi andiamo a effettuare il lavoro sull'altro braccio. Chi ha una buona mobilità articolare può effettuare tranquillamente lo stretching sul pettorale insieme con tutte e due le braccia, magari appoggiandosi a una spalliera o una parete dove possa comunque appoggiarsi per bene. Dopodiché andiamo a fare l'allungamento sul femorale, sul quadricipite, andiamo prima Marco, ok? Allora, afferriamo il collo del piede e andiamo a portare il tallone più vicino possibile al gluteo e da qui sentiremo il lo psoas fino al punto di inserzione poi della rotula. E da qui, per sentire bene lo stretching, dobbiamo mantenere in dentro la pancia e una leggera contrazione del gluteo, e qui avvertiamo ancora di più l'allungamento sul quadricipite. Poi ripetiamo anche l'esercizio dall'altra parte. Sempre contrazione del gluteo, tallone vicino al gluteo e pancia in dentro, così abbiamo fatto vedere entrambe le versioni. Dopodiché andiamo a fare l'allungamento sul, perché no, sull'interno coscia, che comunque può essere anche lavorato bene con lo squat sumo che abbiamo fatto vedere anche nelle altre puntate. Manteniamo sempre la testa in rilassamento in modo da andare ad allungare anche le vertebre sulla schiena, e da qui possiamo appoggiare per bene le mani a terra e possiamo piegare un pochettino le ginocchia fino a sentire il punto di inserzione sull'inguine dell'interno coscio, appunto degli adduttori. Srotolate bene la colonna vertebrale nella risalita, manteniamo sempre la posizione 30 secondi e poi andiamo ad allungare il bicipite femorale e gli ischi crurali. Andando sempre in avanti, manteniamo un pochettino le ginocchia e i piedi aperti, poco poco, sempre il rilassamento completo della colonna vertebrale fino al tratto cervicale. Manteniamo sempre 30 secondi con una risalita molto molto lenta, snocciolando le vertebre. Ultimo gruppo muscolare non più piccolo è il dorso. Appoggiamo le mani sempre ad una parete, tutte e due le mani. Possiamo fare due versioni, la versione con le gambe distese che va ad allungare tutta la catena cinetica posteriore, oppure andiamo a flettere leggermente le ginocchia per andare a fare un allungamento maggiore sui paravertebrali e sul gran dorsale, mantenendo sempre 30 secondi. Grazie Marco. Grazie, bravissimi. Stefania e Marco delle Lune Fitness. Noi adesso andiamo al mare perché ci occupiamo di frutti tropicali e giustamente lo faremo sulla spiaggia con la nostra dietista. A tra poco. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. It's
Buongiorno, buongiorno, buon martedì con la dottoressa buongiorno. Marina Manieri sul mare a Silvi Marina presso lo stabilimento Mar del Plata per parlare di frutti tropicali. Ma quanti ne vediamo qui? Belli, colorati e d'estate gustosissimi. Dottoressa, quali sono le caratteristiche nutrizionali di questi frutti? Allora, dal punto di vista nutrizionale, questi frutti hanno caratteristiche molto varie. I frutti tropicali infatti sono differenti dai frutti nostri, che sono per lo più quelli estivi, ricchi di acqua, fibre e zuccheri. Come possiamo vedere, qui abbiamo il cocomero e il melone, che rappresentano l'estate italiana per eccellenza. Mentre i frutti tropicali, dal punto di vista nutrizionale, sono piuttosto differenti. Infatti alcuni di essi sono molto grassi, contengono dei grassi saturi, come per esempio il cocco, o anche dei grassi monoinsaturi, come l'avocado, che sono simili a quelli dell'olio d'oliva. Abbiamo anche dei frutti simili ai nostri, quindi ricchi di fibre, zuccheri e acqua, come appunto il mango e la papaya, e anche l'ananas. Ma c'è anche la banana tra i frutti tropicali, che contiene una buona quantità di amidi, quindi uno zucchero diciamo più a lento rilascio rispetto allo zucchero della frutta che conosciamo. Inoltre è molto interessante la caratteristica dell'ananas, che contiene una sostanza che si chiama bromelina, che è un enzima che digerisce diciamo le proteine e ci aiuta molto contro la ritenzione idrica. È consigliato mangiare frutti tropicali? Allora, tendenzialmente sì, facendo attenzione ovviamente a quelli molto ricchi di grassi come il cocco e l'avocado. Gli altri possiamo mangiarli tranquillamente, solo facciamo attenzione a consumarli nella loro stagione, che purtroppo non è questa, perché sappiamo bene che per esempio il momento in cui è più buono l'ananas in assoluto è sotto Natale, perché ovviamente essendo estate dall'altro capo del mondo matura meglio. Quindi stiamo mangiando dei frutti fuori stagione adesso? Bene sì! Una rivelazione. E invece una curiosità, dottoressa, l'olio di palma di cui si parla tantissimo ha a che fare con questo, con la palma di cocco? Allora sì e no, perché sempre di palma si tratta, che è una specie botanica, però la palma che produce il cocco è differente dalla palma che produce il dattero, che noi pure consumiamo come altro frutto tropicale, e anche il dattero della palma da cocco, se vogliamo chiamarlo dattero. In realtà è un frutto da cui poi si ricavano due tipi di grassi, un olio di un colore rosso arancione molto forte, perché è molto ricco di beta carotene, quindi di antiossidanti, e un altro grasso appunto che si ricava sempre da questo frutto è un grasso di colore bianco dalla consistenza solida a temperatura ambiente, che gli consente di avere delle caratteristiche che dal punto di vista dell'industria alimentare sono molto importanti per alcuni tipi di preparazioni. Infatti è stato per questo che c'è stata tutta questa risonanza a livello anche nazionale riguardo questo olio di palma, e questo qui è questo grasso saturo simile dal punto di vista nutrizionale al nostro lardo, per capirci. Quindi l'olio di palma è da bandire o no? Allora, in realtà sì. O comunque in ogni caso dobbiamo solo essere consapevoli di quello che stiamo mangiando. Dal punto di vista nutrizionale è un grasso di bassa qualità, come ce ne sono molti altri anche sulle nostre tavole. Come appunto dicevo prima, è simile a un grasso di maiale, a un grasso saturo. Però il vero problema dell'olio di palma è quello ambientale, cioè per far spazio alle coltivazioni di palma, che sono molto redditizie, perché con questo olio si fanno anche dei saponi, le schiume da barba, l'olio motore si fa a partire da questo olio, si stanno distruggendo diversi ecosistemi. Quest'olio originario, la palma da olio originaria del Golfo di Guinea, è stata esportata nel Borneo, quindi anche le foreste del Borneo si stanno distruggendo per far spazio a queste coltivazioni. Quindi direi che è una scelta più etica ambientale che nutrizionale. Chiarissima, grazie alla dottoressa Marina Manieri. Ci troviamo di nuovo qui domani al Mar del Plata per parlare di un argomento molto goloso. Vi auguriamo una buona giornata e non mancate naturalmente all'appuntamento di domani con Buongiorno Fitness.